Nei momenti più difficili, avere un appuntamento con le prove per un concerto era per me un rifugio, un luogo sicuro dove adulare il mio ego. Seguire gli impercettibili movimenti della testa e della bacchetta del direttore calmava i miei pensieri ostili, faceva emergere ciò che il mio carattere mi impediva di mostrare apertamente agli altri. Suonare uno strumento è un po' come parlare di se stessi, usando i tempi e le parole degli altri. Eppure in quei giorni mi era passata la voglia di suonare. Pensavo ad Anna di continuo, e più ci pensavo, più lasciavo entrare nella mente il dubbio. E se mi fossi sbagliato, quegli occhi così belli potevano mentire. Per quale ragione dovevano mentire? Ora ne sorrido, ma mentre ero lì, con poco più di 20 anni vissuti e un cuore innamorato, le cose erano molto complicate. Sapevo correre una maratona. Sapevo esibirmi suonando uno strumento musicale. Sapevo già tornire egregiamente in legno. Sapevo comporre frasi all'incontrario. Ma riguardo gli affari di cuore restavo un vero disastro. Il classico elefante in un negozio di porcellane cinesi. Se solo avessi avuto un po' più di ardimento, mi sarei confidato. E invece... Che parole originali, dense di amore... Di gioia, che prosa quando il maestro scrive a sua moglie. In ogni lettera c'è una storia e vedessi quanto sono lunghe. Le manda almeno 2 fogli zeppi, come minimo 2. Di media 4. A volte veri e propri poemi, in cui le rivolge sempre una nuova dichiarazione d'amore. Trasmette così bene i suoi sentimenti quando parla di lei, del loro amore, ma anche di argomenti erotici. Per esempio, dammi quella bocca calda, la lingua tenera appuntita e succhia e bacia. Dammi, nutri quest'affamato, stringimi al seno tuo, aggrovigliati al mio corpo, scrivimi, accontentami, non dimenticare, abbraccia, ama, adora. Vieni qui, coccoletta, voltati che ti slaccio la blusa, eccoti. 3 bacioni fissi, quasi un morso, sul collo, divino collo roseo, to, to, to e to. Ancora 4 baci fortissimi. Tu stretta appoggi il culo sul mio davanti, fremi e ti do un altro bacione. Poi ti levo il copribusto e la sottanina bianca e resti con le mutandine belle, linde. Ti faccio sedere sulla sponda del letto, ti levo le scarpettine, ti bacio i piedini belli, ti levo le calzettine colorate, accarezzo i tuoi... Non dovresti curiosare come una scimmia in certe cose. La interrompevo, che sarebbe andata avanti per ore a declamare e a distrarmi dal tornio. Che c'è di male? È solo amore, tra 2 persone sposate si può fare. Allora la provocavo. Prova a declamare davanti a De Pero, se hai coraggio. Sapevo benissimo che lui le incuteva una tale soggezione da non osare spiccicare mezza parola in sua presenza. Sogghignavo mentre se ne andava risentita. Almeno aveva smesso di massacrarmi il tavolo. Appena la vidi, mi precipitai a raggiungerla. Sembrava lei stessa una creazione della mano di Fortunato. «Permette che vi dia una mano, signora Rosetta?» dissi e indicai i rotoli di stoffa che stava portando a braccia. Grazie Mario, volentieri, ma per piacere non chiamatemi signora, mi fa sentire una vecchia rimbambita. Volle a tutti i costi dividere il carico. Ci incamminammo fianco a fianco. Non vi faccio perdere tempo. È un piacere poter esservi di aiuto. Siete molto gentile Mario, lo dice sempre anche Nato che siete gentile. Avete finito il trasloco nella nuova casa? Tutto da regolamento. Mia madre soffre ancora pensando alla casa di una volta, ma le cose si sistemeranno. Siamo ottimisti. E il maestro? Si volse verso di me e si illuminò come inondata dal sole. Ancora a Monza. Attendo una sua lettera. Dovrebbe arrivare con la posta di stasera. Sapete, se non scrive mi preoccupo. Fa così anche lui se è tardo a scrivergli. Ci nutriamo delle nostre ansie. Spero ancora buone nuove. Mi sta viziando in questi giorni, scrive cose che mi sembra un miracolo.
Stento quasi a credere, Mario. Forse il vento sta girando a suo favore, finalmente. Ringrazio Dio. Se cominciano a riconoscere la sua arte, se cominciano a capire quello che lui vale veramente... Rosetta si fermò a prendere fiato. Una ciocca di capelli le era sfuggita dall'acconciatura. Una lunga treccia raccolta sul capo e si era attaccata alla pelle del viso un po' umida di sudore. Le lentiggini risaltavano sul naso piccolo e regolare. Il suo sguardo rimaneva chiaro. «Meglio che mi rimetta in marcia», disse sorridendo. «Sono stoffe per i quadri?» domandai. «Non abbiamo paura di lavorare sodo, finché non gli verrà in mente qualcos'altro. Sapete com'è fatto? Si fa fatica a stargli dietro». Alzò una mano in aria e il suo volto si illuminò ancora di più, stavolta con un sorriso aperto.